Buonasera a tutti da Stefano Tini, ventesima giornata del campionato di Serie A che equivale alla prima di ritorno, dunque si riparte tra l'altro con nuovi premi, con tantissime sorprese. A partire da questa settimana premieremo oltre che i primi 5 della classifica settimanale con giocate presso un nostro prossimo sponsor della SNAI proprio domani mattina. Gli faremo visita, ci sarà una apertura prossima, immediata, qui insomma, in zona Centocelle, Villa Gordiani, di una nuova agenzia SNAI. Comunque, per quanto riguarda dal girone di ritorno, premieremo come sempre i primi 5 della classifica settimanale, quindi ogni giornata saranno premiati i primi 5. Che potranno scegliere se far loro la giocata o farla fare al nostro, diciamo, tra virgolette, professionista che avremo tra l'altro in studio tra circa tre quarti d'ora, Salvatore Isgrò. E poi, giocata da 5 euro o non so, insomma, la darà poi Salvatore perché sarà offerta da lui. Per il primo tra tutti i nuovi partecipanti, quindi a partire da oggi ci sono già dei nuovi partecipanti. Il più bravo tra tutti i nuovi vincerà questa giocata offerta da Salvatore Isgrò, dal nostro esperto. Inoltre, per quanto riguarda ci sono novità anche per quanto riguarda invece le classifiche, perché premieremo alla fine la miglior donna. Questo vale chiaramente per quel che riguarda la classifica generale. Premieremo anche la miglior donna con un premio importante, una borsa di marca con tantissimi prodotti messi in palio dalla profumeria Puliani in Via dei Castani per un valore superiore ai 250-300 euro. Premio per il più bravo del girone di ritorno, ci sarà un weekend presso un agriturismo a Paliano per due persone con si va praticamente il sabato pomeriggio, si cena, poi si pernotta in agriturismo la mattina, la colazione e poi il pranzo, il tutto per un valore di circa 200 euro. Ma le sorprese non finiscono perché poi nel corso delle prossime trasmissioni avremo altri premi messi in palio dai nostri sponsor per tutti i partecipanti al gioco. Ora ci sarà anche una novità che riguarda i nostri inviati, perché oltre alle novità di cui vi ho già parlato, ce n'è una che riguarda i nostri inviati. Quindi, oltre a darvi le probabili formazioni, magari ad indicare anche qualche giocatore da mettere nelle vostre squadre di fantacalcio di 10 più jolly, i nostri collaboratori ci daranno anche un pronostico sulle loro partite, no? Ci daranno il pronostico, noi li metteremo tutti insieme, faremo una giocata e visto e considerato che ci sono collaboratori e inviati che abitano a Piacenza, chi a Pavia, chi in altre parti d'Italia, ho deciso, visto che non posso offrir loro una pizza ogni tanto, una pizzetta, non una pizza che metto loro le mani addosso, per carità ci mancherebbe, vedere insomma se grazie ai loro pronostici possano magari riuscire a mettersi in tasca dei bei soldini. E noi partiamo oggi con Claudio Pellegrini, con il campione d'inverno Claudio Pellegrini, che ci parlerà della Juventus, di Juventus-Sampdoria, e poi ci darà il suo pronostico su questa partita. Ciao Claudio! Grazie. Allora, senti, intanto Juventus-Sampdoria si gioca domani alle ore 20:45, quindi credo che già sia uscita la lista dei convocati sia della tua Juventus che della Sampdoria. Se ci vuoi raccontare le ultimissime, le probabili formazioni, noi insomma siamo qui anche perché credo che questa settimana i fantacalcisti schiereranno parecchi giocatori della Juventus. Prego, Claudio. Abili arruolati, compreso Pepe, che per la terza settimana consecutiva si riaccomoderà in panchina e forse stavolta potrà essere anche schierato per qualche minuto contro la SAP. Due squadre, Juventus e Sampdoria, che vengono da due vittorie, i bianconeri per il 4-1 contro il Cagliari e la SAP dalla vittoria contro l'Udinese. La Juve ha praticamente tutti a disposizione, mentre la Samp dovrà fare a meno di non
soltanto di due squalificati che sono, insomma, però due squalificati assolutamente d'eccellenza come Kristic e Soriano. Allora, per le formazioni possiamo partire secondo me dalle 8 e quindi schiereranno con un 4-4-2 classico con Da Costa in porta, De Silvestri, Mustafi, Cascardello e in difesa Palumbo a fare il regista insieme ad Obiang a rompere le scorribande degli avanti bianconeri, Larnatok e Bisciolek come ali e Alex Gargantini alle spalle dell'unica punta in terra che sta attraversando un grandissimo periodo di forma. La Juve risponde con il 3-5-2 di Conte, Buffon tra i pali, Barzagli, Bonucci e Chiellini in difesa, Lixare a destra, Samoa a sinistra, la cerniera di centrocampo deve essere composta da Pirlo al centro con Pogba e Vidal a protezione, quindi Marchisio si dovrebbe accomodare di nuovo in panchina, coppia d'attacco quella titolarissima formata da Llorente e Perez. Per quanto riguarda gli indisponibili, abbiamo detto del rientro di Pepe nella Juve, qualche nota di mercato. Juve che è un po' più attendista rispetto alle concorrenti, del resto ha un margine importante che può permettere di stare più che altro alla finestra, si lavora diciamo verso il mercato estivo, si muovono delle pedine importanti in entrata, si parla molto di Nani dal Manchester, di Morata del Real Madrid e anche in difesa di un possibile arrivo di Nemanja Vidic. Senti, ti faccio... milioni di euro e poi in giornata sono fuori un possibile per il Napoli che riguarderebbe la fascia sinistra almeno contro Perù. Allora, io intanto dopo queste belle notizie di mercato ti faccio anche una domanda, perché un uccellino mi ha riferito che oggi in conferenza stampa Conte si è un po' lamentato con diciamo che le sue parole erano rivolte a Marotta dicendo che la Roma e il Napoli, che non sono poi così distanti secondo Conte, si stanno rinforzando tantissimo nel calciomercato, invece la Juve sta un po' a guardare, ha insomma lanciato questo campanello d'allarme. Giusto o non giusto secondo te, cosa pensi circa questa dichiarazione di Antonio Conte? La Roma ha guidato il campionato prima della riuscita alla lunga della sua Juve, Conte cerca di spostare l'attenzione e di conseguenza la pressione verso altre squadre che possono essere inseguitrici come Roma e Napoli. Certo. Il fatto sta nella consapevolezza di Conte di avere tanta pressione addosso e tante aspettative. Se riesce, come lui tenta di fare con queste dichiarazioni, a spostare un po' di aspettative anche su Napoli e Roma, per far sì che se non dovessero riuscire a battere la Juve, si parlerebbe di un campionato fallimentare, per la Juve sarebbe tutto di guadagnato. Eccezionale, insomma, spiegazione più che positiva, quella di Claudio Pellegrini. Allora, Claudio, a questo punto partiamo con questo giudizio. Innanzitutto, ai fantacalcisti consigliamo sempre Vidal, rigorista, i soliti. Chi magari tra Llorente e Tevez, se proprio dovessi scegliere in questo preciso istante, perché magari diciamo che alla maggior parte delle persone in questo momento sono votate a mettere magari più Llorente, no? Più lo spagnolo che l'argentino. Non so se anche tu sei d'accordo. Posizionati Claudio. Certo. Vabbè, comunque. Chi? Scusa, perché ti sentiamo male, ti dovresti posizionare. Qual è il centrocampista, Claudio? Vidal. È un centrocampista che ha una media da attaccare, quindi è un centrocampista che io non mi schiereresti sempre. Perfetto, ecco, posizionati meglio, Claudio, perché ti sentiamo a tratti. Senti, hai la voce soprattutto magnetica. Ascolta,
È arrivato il momento del tuo pronostico. Puoi mettere il risultato esatto, puoi mettere soltanto uno over. Come pare a te, Claudio? Vediamo, dai. Sì, ma questa è una cosa vostra. È di voi inviati, quindi devi cercare. Ecco. Allora, 1 più over. Per quanto riguarda Juventus-Sampdoria, Claudio Pellegrini. Claudio, io ti ringrazio, un abbraccio e poi ti faccio avere tutti gli altri pronostici e quindi la giocata completa per quel che vi riguarda. Un abbraccio, grazie Claudio. Ciao, grazie, grazie. Allora, intanto siamo arrivati a 99.000 ascoltatori. Mille ed arriviamo alla fatidica cifra dei 100.000 ascoltatori. Che notizie che mi hanno dato in questo preciso istante. Sono davvero molto molto contento. Ancora una volta, grandi ascolti, 600 ascoltatori e passa in diretta per quanto riguarda Roberto De Angelis. Allora lo chiamiamo subito. Intanto gli sponsor oggi mi devono scusare, ma non parliamo di loro perché abbiamo tantissime novità. Visto che si tratta della prima giornata di ritorno del nostro gioco, non parliamo degli sponsor, lo rifaremo a partire dalla prossima giornata. Allora, Roberto De Angelis, oggi allora abbiamo 6 inviati, manca soltanto all'appello Boris Sollazzo, non può intervenire e quindi in caso di vincita il povero Boris non prende la percentuale dei soldi. Allora andiamo subito però con Roberto De Angelis, perché qui dobbiamo parlare del suo grande successo. Questa è la Roma, che credo abbia toccato quota 1.000 ascoltatori. È la prima trasmissione ad aver toccato quota 1.000 ascoltatori. Sentiamo un po' Roberto, perché magari Roberto, che è in diretta in questo istante, mettiamo in viva voce, ci potrà dire con certezza, perché io stavo seguendo i dati della puntata che è terminata esattamente 20 minuti fa, 600 e passa ascoltatori in diretta. Però Roberto, intanto buonasera. Allora, io so che la trasmissione di Foxy DJ ha superato quota 950 ascoltatori, 952 mi stava dicendo Antonio Foxy DJ, chiamiamolo con il suo nome d'arte. Ma non ha toccato i 1.000. Questa è la Roma, stava a 9,98. È riuscita a toccare i 1.000, Roberto? Mi dai questa notizia importante? 999. E allora, sì, quella della scorsa settimana, chiaramente 999 ascoltatori. Sì, oggi pomeriggio ho dato un'occhiata, stava appena sono tornato dalla piscina, dalla Vigor. Ho dato un'occhiata verso le 4, era 9,98 e pensavo insomma avesse toccato quota 1.000. Invece no, stiamo ancora a 999, però io credo che ci sarà sicuramente qualcuno che andrà a sentirla e toccheremo quota 1.000. E se non sarà così per la puntata del 10. Quella di oggi ti comunico ha già 650 ascoltatori, Roberto. Un altro dato importante, soprattutto mi ha detto un collaboratore, Emiliano Ginestrini, che tu sai è il caporedattore di questa web radio, che abbiamo toccato quota 99.000 ascoltatori. È un altro dato importante, 1.000 e arriviamo a 100.000. Questo significa, io credo, che con Questa è la Roma che potrete ascoltare in differita, con 10 più jolly che sta andando in diretta e soprattutto con i due programmi che ci saranno domenica. Domenica partirà quello per i bambini e domenica pomeriggio, poi insomma non vi dico, quello per i grandi, musica degli anni 70-80 con Foxy DJ, io credo che arriveremo a toccare quota 100.000. Insomma, ne sono sicuro che alla fine del weekend staremo a quota 100.000, un grandissimo risultato. Ma adesso, Roberto, concentriamoci perché da questa settimana mi parli un po' di Roma, probabili formazioni Roma-Livorno, che tra l'altro è il primo degli anticipi, quindi la prima partita di questa 20ª giornata. Qui dopo le probabili formazioni, giocatori che secondo te dobbiamo schierare al Fantacalcio e poi mi devi dare il tuo pronostico su Roma-Livorno perché c'è questa giocata che faremo alla SNAI
che riguarda tutti voi inviati, e in caso di vincita vi dividete poi la quota. Siete 8, siete, quindi insomma 8 persone, quota. Poi insomma vi darò tutti i particolari. Comunque, iniziamo. Roma, convocati. Sì, io intendevo, Roberto, io intendevo i convocati, ma in realtà i non convocati, perché si fa prima a dire i non convocati, vai. Questi sono i convocati di Garcia. Garcia che oggi è stato concentratissimo sia nell'allenamento che nella conferenza stampa. Un uomo tirato al massimo come una corda di violino perché vuole che i suoi non lasciano disattenzioni sul campo per domani sera. Ricordo che la Roma giocherà contro il Livorno alle ore 18, per cui domani ci sarà una partita importantissima. Allora, Garcia, cosa ho detto? Adesso pensiamo solo al Livorno, perché il Livorno non è facile da battere, non perché è l'ultimo in classifica, non so come giocherà, ma bisogna avere la Roma migliore. È qui che nasce il problema. Tu direi perché, carissimo? Perché secondo certi fonti di ADP che abbiamo avuto in diretta in questa Roma, i signori Ariston, Florenzi, Totti e Pjanic, quindi quattro colonne, Maicon, Pjanic, Florenzi e Totti, dovrebbero rimanere in panchina per quanto riguarda la prima parte del tempo di Roma-Livorno. Un altro corrente di pensiero ci dice che invece questi giocatori verranno schierati dal primo Totti e partita d'altre su un certo binario verranno poi fatti sedere in panchina. Stiamo attendendo l'evoluzione Sì. di queste situazioni. Allora ti dico subito che la Roma potrebbe schierare, attenzione amici del Fantacalcio, mi raccomando seguite bene queste cose, De Sanctis tra i pali, poi Maicon, Delapia, Castagne e Dodò per quanto riguarda i quattro di difesa, i tre di centrocampo saranno Pjanic, De Rossi e Strootman, i tre di attacco con Lorenzo, Totti e Gervinho. E qualcun altro invece cita Nainggolan a posto di Pjanic, Dorotidis a posto di Maicon e destro dal primo minuto. Vorremmo essere più precisi, ma con Garcia, che è l'enigma fatto persona che si fa una pretattica da paura sia contro il Livorno sia contro la Juventus, dobbiamo aspettarci di tutto. Certo. Secondo noi giocherà la migliore formazione sia domani sera contro il Livorno che sera contro la Juventus e, come dice il nostro allenatore, la migliore attenzione e concentrazione possibile sia contro l'ultima della classifica che ci sarà domani sera qui allo Stadio Olimpico, sia contro la prima della classifica che avremo martedì. Ci arriva in questo momento la formazione potenziale probabile del Livorno: Barzi tra i pali, Piccini, Coda, Rinaldo, Emerson, Mbai, Tenassi, Lucci, Cantano, Greco e Paulinho. Quindi sarà un Livorno, almeno da quello che stiamo vedendo adesso qui sulla mappa della formazione toscana, un Livorno che farà un 4-5-1 molto corto e molto chiuso, quindi ci sarà da faticare per sbloccare questa partita. E per quanto riguarda il pronostico fatto da noi inviati, io vi dico di giocare in una certa maniera Roma-Livorno. Perché? Perché siccome la giocata handicap è pagata con il 2 di differenza, quindi non Ecco, con allora l'1. quindi stiamo, allora attenzione perché stiamo alla giocata del nostro inviato su Roma Livorno. Vai Roberto. Questo significa che se giocassimo l'handicap di Roma-Livorno, la Roma parte da un meno 2. Siccome non dico che siamo sicuri, ma abbiamo la sensazione, attenzione, che la Roma vincerà con due gol di scarto, Sì. due gol di scarto, siccome c'è l'handicap 2, quindi risulterebbe il risultato X-handicap. Se giocate l'X-handicap, giocate poco, mi raccomando, non deve essere un abuso di gioco. Sì. La quotazione dell'X-handicap di Roma Livorno è pagata 4,50 volte l'uomo, perché significa che giocando
10 euro se ne potranno recuperare 35. Allora, quindi la tua giocata è X handicap e con l'X handicap la Roma deve vincere con 3 gol di scarto o 2? Scarto. Perché all'handicap 2, non l'handicap 1, Perfetto. l'handicap 2, quindi vincere con 2 gol di scarto significa che il risultato è X-handicap perché hai Perfetto. pagato 4,50 volte la botta. Bene Roberto, io ti ringrazio, ti do un abbraccio e ci sentiamo prossimamente. Poi chiaramente vi posterò tutti i vostri pronostici e le quote dell'eventuale vincita. Un abbraccio Roberto, grazie. Ciao, grazie. Allora qui si fa fantacalcio, si parla di calcio, di campionato, ma si parla anche di scommesse. È una trasmissione dove si fa un po' di tutto. Adesso andiamo a sentire Luigi Capasso per Sassuolo-Torino. Soltanto un attimo e poi lo avremo in collegamento diretto con noi, il bravissimo Luigi Capasso, che tra l'altro è quello che mi ha dato l'idea di far parlare tutti gli inviati di uomini che si potrebbero mettere nelle formazioni del Fantacalcio. Insomma, Roberto ci ha dato delle buone indicazioni, no, per quanto riguarda alcuni giocatori che potrebbero partire dalla panchina. Noi abbiamo già Luigi Capasso in diretta. Ciao Luigi! Bene, bene, bene. Bentornato, bentornato Luigi. Non so se stavi ascoltando, hai capito le tante sorprese e novità che ci sono. Per quanto riguarda 10 più jolly, allora intanto ultimissime sul Torino anche di mercato, se vuoi, ma in maniera molto veloce, probabili formazioni, qualche uomo da schierare al nostro fantacalcio, magari me ne dai uno del Torino e uno del Sassuolo come fai sempre, e poi il tuo pronostico su Sassuolo-Torino, perché qui stiamo facendo la giocata degli inviati, in caso di vincita vi prendete i soldini. Allora, vai Luigi. Ci sono solo due giocatori indisponibili, uno il lungodegente Larrondo, l'altro Gazzi per una distorsione alla caviglia, ma che comunque non avrebbe fatto parte dell'undici titolare. Le buone notizie sono che Immobile ha allenato costantemente per tutta la settimana ed è pronto per tornare titolare e che El Kadouri in sostanza è recuperato a tutti gli effetti. Non credo che però verrà schierato dall'inizio nei 12 titolari. Ventura solitamente ha un atteggiamento molto prudente per quanto riguarda l'impiego dei suoi uomini. La formazione più probabile dovrebbe essere Tadei in porta, i tre centrali, Maksimovic, Glik e Moretti dovrebbero essere confermatissimi, gli esterni della difesa, Darmian e Pasquale, Vives rientra dal turno di squalifica in cabina di regia, Bascià e Farnerud, i due interni di centrocampo, e davanti la coppia, i nuovi gemelli del gol del Toro, Circi e Immobile. Per quanto riguarda il Sassuolo ha fatto un colpo di mercato, Manfredini, vetture che è stato acquistato dal Genoa. Non so, non credo che verrà tirato subito. Dovrebbero giocare Pegolo in porta, Antei, Bianco e Ariaudo difensori, Longhi, Cispa, Maglianelli, Burtic, Berardi, Floro Flores e Zizzer. Questa dovrebbe essere, diciamo, la formazione anche per quanto attiene il Sassuolo. Allora, diciamo i due uomini per il fantacalcio. Partiamo dal Torino. Toro, io credo che io punto su Immobile Sì. perché ha una fame di gol incredibile. È un ragazzo che in realtà sotto sotto cova la speranza, l'aspettativa di andare ai mondiali, ha fame. Volitivo, ecco, io punto su Immobile. Per quanto riguarda il Sassuolo, a me ha destato una buona impressione nella partita contro il Milan, Cispa. Può essere, ecco, quindi dico Cispa da una parte e Immobile dall'altra. Tra Bene, ci l'altro domenica li vedrò all'Opera in diretta perché andrò a vedermi la partita a Reggio oh. Emilia, quindi Sono ci sarò lì. contento, sono contento Luigi. Senti, invece, per quanto riguarda il tuo pronostico, non so se stavi ascoltando, ribadisco che da questa settimana e fino al termine del campionato, tutti gli inviati che parteciperanno alla trasmissione ci daranno praticamente
i loro pronostici sulle partite delle quali ci parlano. No? Per esempio, questa settimana abbiamo 6 inviati, non ha risposto all'appello Boris Sollazzo, che niente, quindi Boris questa settimana non ce lo mettiamo. Gli altri 6 invece però insieme a Serena e a Salvatore Sgrossi divideranno praticamente in caso di vincita i soldini. Quindi mi raccomando, perché gli altri 7 dipendono anche dal tuo pronostico. Sassuolo-Torino, puoi giocare over, under, quello che ti pare, 1-2, doppia chance, come pare a te. Vai Luigi. Una partita invece molto tattica. Il Toro è una squadra che non fa giocare molto e diciamo ha un atteggiamento tattico molto prudente, Sì. fa giocare male gli avversari. Il terreno sarà molto pesante perché dà pioggia tutto il fine settimana in Emilia-Romagna, quindi immagino un terreno pesante. Guarda, io ti dico un pareggio. Secondo me finisce in pareggio. Giocherei l'X, secondo me finisce 1-1, però X. io come risultato, diciamo, da darte per la quota, ti dico il pareggio. Il pareggio. Poi avremo Salvatore Sgro che sarà l'ultimo a dare un suo pronostico su un'altra partita che non è stata segnalata dai nostri inviati. Darà un pronostico anche lui, ma soprattutto ci darà tutte le quote perché credo che questo X di Sassuolo Torino sia quotata a 3, 3 e mezzo. Vediamo, insomma. Io intanto ti ringrazio, Luigi. Ci risentiamo, poi chiaramente ti posto tutta la giocata con i pronostici degli altri inviati. Ti do un abbraccio e buona domenica. Ciao, grazie Luigi. Allora ringraziamo anche Luigi Capasso e ricordiamo ai nostri sponsor che oggi non faremo le citazioni proprio perché ci sono tante novità da raccontare ai nostri ascoltatori che riguardano tra l'altro anche il primo tra i nuovi partecipanti. Allora noi siamo a 173 partecipanti. E chiaramente il 174esimo, il 175esimo, 176esimo e così via, tutti nuovi per quanto riguarda la 19esima giornata, gareggeranno, faranno un mini torneo tra di loro, oltre che gareggiare con tutti gli altri per la 20esima giornata, per aggiudicarsi una giocata messa in palio da Salvatore Isgrò. Allora andiamo subito avanti poi insomma sapete che ogni settimana premiamo i primi 5 della generale, quindi insomma ci sono poi novità perché premieremo la prima donna classificata al nostro gioco, premieremo il primo del girone di ritorno, ci sono tante belle sorprese. Allora andiamo adesso avanti con Marco Barzizza da Pavia che ci parlerà di Milan-Verona ragazzi, è un Milan che sta facendo molto molto bene sul mercato. Molti addetti ai lavori ci raccontano che quello del girone di ritorno sarà un Milan addirittura all'altezza della Juventus. Io direi di iniziare il collegamento con Marco Barzizza quando ci risponderà proprio con questa domanda, con questa considerazione che, ripeto, viene fatta dagli addetti ai lavori. Allora, Marco Barzizza è già in linea. Allora, la domanda la rivolgiamo a lui. Molti dicono che il Milan del girone di ritorno vale la Juventus dopo gli acquisti che ha fatto. Volevo sapere se Marco Barzizza è d'accordo. Ciao Marco, buonasera. Su questa cosa, nel senso che con gli acquisti che ha fatto il Milan, sì, diciamo che può essersi parzialmente rinforzato, ma dubito fortemente che possa valere la Juventus nel girone di ritorno. Quindi non sei d'accordo con questi addetti ai lavori che così diciamo, hanno lanciato il sasso. Invece ti chiedo, le ultimissime in casa Milan, perché arriva purtroppo una triste notizia, è arrivata nel pomeriggio, Marco. Sia uno squarcio praticamente dell'adduttore, quindi un problema che invece è anche abbastanza serio e insomma non lascia i gol Milan, perché adesso come adesso si trova praticamente senza punti, cioè c'è solo Balotelli, Mavri è stato ceduto, è tornato sì Petagna Petagna, dalla sì. Sampdoria, ma insomma è un giocatore che ha messo insieme appena 80 minuti in tutto il campionato, quindi 80 minuti in Serie A. Pertanto Sedo sta già pensando a un modulo con tre trequartisti, perché insomma attaccanti non ne ha, quindi sicuramente la
scelta di Pazzini si farà sentire anche perché rischia appunto di lasciare uno stop nuovamente abbastanza lungo. Senti, quindi si passa dal 4-3-2-1, dal classico albero di Natale, alla 4-2 fantasia di Seedorf, mi sembra di capire. Allora passiamo alle probabili formazioni di Milan-Verona, anche perché nel Verona, attenzione, Jorginho sembra che abbia già firmato per il Napoli e non si sa se domani sarà convocato. Attenzione perché ci potrebbe essere questa importante defezione per il Verona. Tutto dipende da quello che si sta decidendo, che stanno decidendo Napoli e Verona. Perché il Napoli lo vorrebbe subito, il Verona invece vorrebbe che il giocatore partisse a giugno. Si sta decidendo tutto in queste ore. Prego, Marco. Si è allenato, ho lasciato spuntare sulla società che era, mi ha consentito di non allenarsi per cercare di gestire questa situazione. Passando alle formazioni, quella del Milan, appunto, deve essere appunto come dice giustamente un 4-2-3-1, con avviato in porta, De Sciglio, Letta, Meola da qua, De Meola verso la sinistra, De Jong e Montolino dovrebbero essere i due centrocampisti bassi. I trequartisti dovrebbero essere Kakà a destra, Ondendez, Robinho a sinistra e Balotelli unica punta davanti. Bella, bella Per formazione. quanto riguarda il Verona, dovrebbe giocare con il 4-3-3 solito, con Raffaele in porta, Cacciatore, Maietta, Mora, Agostini, Romulo, Donati, Alto, centrocampo e poi Iturbe, Contoni e Guarnito davanti. E Juanito Gomez, perfetto. Quindi queste le probabili formazioni. Marco, anche a te faccio due domande. La prima, quale giocatore consigli del Milan ai fantacalcisti e magari anche del Verona? Non so se puoi scegliere uno da una parte e uno dall'altra, fai te. Consiglierei Kakà, Sì? che mi sembra il giocatore simbolo attualmente del Milan, e Iturbe dall'altra parte, che è assolutamente un'ira di Dio quando sta bene. Beh, insomma, anche sui Turbe hanno messo gli occhi un bel po' di squadre, la Juventus, la Roma, la Fiorentina, eccetera, eccetera. Andiamo invece adesso al tuo pronostico su Milan-Verona. Fai molta attenzione perché gli altri tuoi colleghi confidano anche in te, perché insomma bisogna indovinare questi 6-7 pronostici dati dagli inviati. In caso tutti riescano ad indovinare, portereste a casa un bel po' di soldini. Allora, Marco Barzizzi, inviato del Milan, Milan-Verona, il tuo pronostico può essere under, over, risultato esatto, quello che vuoi. Ah, allora qui ragazzi andiamo su una quota molto molto importante. Marco fa crescere, diciamo, il montepremi della potenziale vincita, perché qui si va sul risultato esatto, Milan-Verona 2-1. Marco, io ti saluto e poi ti posto tutti gli altri pronostici e chiaramente il montepremi dell'eventuale vincita. Un abbraccio e alla prossima. Grazie a Marco Barzizza. Grazie, grazie dunque a Marco Barzizza. Allora andiamo subito con Roberto Brisciana. Abbiamo Roberto. Roberto per l'Inter è un periodaccio, ma sta cercando di muoversi sul mercato, anche se qualcuno dice che bisogna prima vendere e poi si può acquistare. In partenza Ranocchia e Guarin, è partito Pereira, però insomma con Pereira non, il terzino sinistro uruguaiano non si riescono a mettere soldi importanti da parte per fare gli acquisti, e quindi è necessario vendere uno tra Ranocchia, valutato 15 milioni dall'Inter, e Guarin, valutato invece 18, per arrivare a qualche giocatore importante. Tra questi si parla di Hernanes, duello a due Milan-Inter per quanto riguarda Hernanes, sempre se Hernanes partirà a gennaio. Noi abbiamo Roberto Brisciana, quindi lo mettiamo in viva voce, lo ascoltiamo. Roberto, anche a te oggi ti chiediamo quattro cose, ultimissime sull'Inter: probabili formazioni di Genoa-Inter, un uomo dell'Inter che ci consiglia il fantacalcio, quello che secondo te farà gol, prenderà il voto più alto, e poi ci devi dare il pronostico di Genoa-Inter, under, over, x2, risultato esatto, quello che vuoi, perché c'è questa giocata che fanno tutti gli inviati dando pronostici sulle loro partite. In caso di vincita, vi dividerete i soldi proprio voi inviati. Quindi partiamo con le ultimissime in casa Inter, magari anche qualche notizia di mercato. Io faccio quello che vuoi te. Se tu mi dici 4-1 per l'Inter e vogliamo iniziare dal pronostico, lo metto, per me non ci sono problemi, eh. Voglio mettere qua in
Allora, quindi Genoa-Inter 1-4, risultato esatto. Quindi non mi dai il 2, mi dai proprio il risultato esatto. Genoa-Inter, poi dopo ci dirai la quota di Genoa-Inter 1-4. Se ce l'hai, Salvatore, non dice non c'è, non esiste 1-4, non la paga. La pagano, sì, la pagano, ma diciamo a cifre iperboliche. E quindi poi adesso ultimissime sull'Inter e poi probabili formazioni. Vai, Roberto. L'ultimissima sull'Inter che rientra Marin, dovrebbe rientrare anche a tempo pieno Taider. Abbiamo una formazione tipo quella che dovrebbe giocare. Milito non partirà sicuramente dall'inizio, ma sarà pronto a entrare se serve. Le ultimissime sono che Mazzarri praticamente questa settimana ha lavorato più che altro sul fatto psicologico dei ragazzi, perché insomma la situazione non è bella. Siamo insieme al Verona in campionato perché è l'ultimo posto utile praticamente per l'Europa League, inizia il girone di ritorno a Stefano e bisogna cercare di quantomeno di ricominciare come abbiamo iniziato il girone della data. Certo. Allora adesso invece andiamo sulle probabili formazioni. Decidi te se iniziare da quella dell'Inter o da quella del Genoa. Antonini, Portanova, Marchese, queste sono le trovate naturalmente. Sì. Formazione brava, questa non Versalico, Versalico, sì, Versalico, che poi quando sarà dell'Inter riuscirai a pronunciarlo perché l'Inter è interessatissima a questo giovane difensore centrocampista del Genoa. Poi insomma Genoa insomma che farà meno di Perin, il portiere che ha avuto un piccolo problemino, e invece l'Inter, sentiamo l'Inter perché dovrebbe giocare Milito, vediamo se me lo confermi. Ah. pronto per entrare, questo è quello che mi risulta a me, poi sai, da qui a darti che cambia qualche cosa, insomma, Certo. in tutti i modi la formazione dell'Inter è quella tipo, con Andanovic in porta, in panchina ancora una volta Ranocchia, in fase di cessione, con Campagnaro, Ronaldo, Francesus, Sterling, Jonathan, Nacazzaro. In mezzo al campo Kuzmanovic, Cambiasso con Alvarez a supporto per l'unica punta che dovrebbe essere Palacio. Palacio, Guarin ce l'hai messo? Guarin gioca o in panchina? Ce l'hai messo? Guarin, Guarin, adesso torniamo. perfetto, perfetto. Quindi questo l'11 nerazzurro con Roberto che ci dà Guarin in campo. Ricordiamo che Ranocchi e Guarin dovrebbero essere sul piede di partenza, se non tutti e due, almeno uno per far cassa e per far arrivare a Mazzarri magari qualche uomo importante. Io Roberto a questo punto ti ringrazio. Senti, mi dai il giocatore, chi mi hai detto per il fantacalcio? Chi devono... Chi de Perché spero che questo ragazzo ci dia veramente una grande mano e che rimanga con noi e faccia il carino che veramente conosciamo. Bene, bene Roberto, io ti ringrazio e ci sentiamo prossimamente. Poi, insomma, sai che se ti vuoi prendere un caffè con me il sabato mattina alle 11:30 mi trovi sempre al solito posto, fino a mezzogiorno, perché poi dopo io entro, ho da fare. Pubblicità di Ma cartelloni. guarda, guarda che è una cosa incredibile, sai, allora ho visto quello, perché praticamente quando esco dalla Vigore e giro poi a destra e vado praticamente verso la Collatina, da lontano si vede, si vede il cartellone da 300-350 metri e dice: ma chi è quella bella figliola? Ma guarda un po' chi è, la figlia di Roberto Brisciana. Giorgio, Giorgia, Giorgia, un saluto a Giorgia che poi tra l'altro vedo ogni giorno lì al desk della Vigor. E comunque dai Roberto, ci vediamo, spero di vederti presto. Un abbraccio forte e salutami la tua famiglia. Grazie, grazie Roberto. Grazie dunque a Roberto Brisciana. Allora, intanto, ciao Salvatore, sei pronto? Prontissimo, ciao a Allora, tutti. prima di andare con Francesco Mongelli, perché noi siamo puntuali, gli avevamo detto che lo avremmo chiamato alle 20:10, mancano ancora da una parte un minuto e dall'altra due, va bene, poi sarà l'orologio che va bene.
Comunque, allora, questa settimana, perché noi per quanto riguarda i nuovi partiamo dalla prossima con la giocata, perché dobbiamo prima sapere chi è il vincitore tra i nuovi. Però, tra i partecipanti della 19ª giornata, lo avevamo già detto la scorsa settimana, ci sono tre persone, il primo, il terzo e il quinto, che vogliono affidare la giocata a te. Allora, si sono create un po' di polemiche, ma secondo me inutili, circa le quote che avremmo dato a chi dava la giocata a te, la possibilità di fare la giocata a te o a chi la voleva fare da solo, perché avevamo messo da una parte il 50 e dall'altra il 33. Allora io invece adesso faccio tutto 33, faccio praticamente sia chi fa la giocata da solo, sia chi fa la giocata tramite il nostro specialista Salvatore Sgro, prenderà il 33%. Allora, le persone che hanno affidato la loro giocata a te, quindi tu sei il responsabile in questo caso, hai delle grosse responsabilità nei confronti di queste persone, sono Romolo 1311 che ha vinto la settimanale della 19ª giornata, Stefano 1005 che è arrivato terzo e Fabrizio 2907. Rispettivamente Romolo vince una giocata da 5 euro, Stefano da 3 euro e Fabrizio da 2 euro. Gli altri due, mi sembra, Fabio e Mina, hanno preferito Giocarsela da solo. giocarsela da solo, però sempre il 33 prendete. Allora, Salvatore, Dimmi tutto. qual è la giocata? La diamo dopo, no? Le giocate allora le diamo dopo, quindi questo è per confermare. Poi a partire dalla prossima settimana, la tua giocata, quella importante, come la chiami? La La bomba bomba di della serie. Salvatore Sgro. La daremo al vincitore tra i nuovi, tra tutti i nuovi che partecipano, chi fa più punti avrà in regalo sempre 33%, la percentuale è sempre questa, un terzo, la giocata del mago, il mago, che questa settimana è di 6.361,50 euro, ma daremo tutto più tardi quando poi apriremo Va bene. la finestra che ti appartiene. Ma prima allora 20 e 11, andiamo a sentire Francesco Mongelli, le ultimissime sulla Lazio. Le ultimissime sulla Lazio con Francesco Mongelli, che stiamo cercando di reperire. Eccolo qui. Speriamo sia reperibile, tra l'altro, perché lui finisce di lavorare alle ore 20, il tempo di chiudere il negozio e è sempre stato, ed eccolo qui, ci siamo, il conduttore di Aquile Bianco Celesti, Francesco Mongelli, che non è andato in onda questa settimana perché contemporaneamente c'era Lazio Parma di Coppa Italia, quindi giustamente non è andato in onda, ma che ci sarà martedì prossimo a partire dalle ore 21:15. Francesco, con te, velocemente, Udinese Lazio, le ultimissime sulla Lazio, probabili formazioni, se non è quella dell'Udinese non fa niente, diamo soltanto quella della Lazio. Poi mi devi indicare un uomo che schiereresti al Fantacalcio e mi devi dare il tuo pronostico su Udinese-Lazio per questa giocata che fanno tutti gli inviati. In caso di vincita, vi dividete l'importo. Allora, a te la parola. L'appuntamento per martedì prossimo, quel Bianco Celeste in questa pausa abbastanza lunga riprende martedì dalle 21:15 alle 22:15, quindi siamo pronti, siamo carichi, quindi stiamo in attesa di farvi una buona compagnia. Le ultime del Lazio Udinese, ok, perfetto, guarda, ho avuto qualche indicazione, ti do le ultime che sono queste. Sicuramente il marchese in porta che rientra dopo questo piccolo infortunio, quindi anche se il nostro Berisha ha fatto un'ottima impressione. Comunque Radu purtroppo mancheranno, quindi giocheranno Cavanda sulla destra e Lulic sulla sinistra. Piave e Diaz ormai confermati con il ritorno di Abiraglia sulla nostra panchina. A centrocampo c'è lo squalificato Letesa, anche se ha avuto un piccolo problemino, Lucas Biglia è pronto a fare il centrale di centrocampo con Onazzi, che ha vinto il ballottaggio su Gonzalez, a destra Candreva, a sinistra, visto che Lulic è arretrato, giocherà Felipe Anderson, quindi Reyes dà ancora fiducia al nostro Felipe Anderson, davanti Hernanes in appoggio di Globo. Quindi ricapitoliamo la formazione, Marchetti, Cavanda,
Diava, Diaz, Lulic, Candreva, Onazzi, Ziglia, Felipe Anderson, Hernanes e Close. Bene, adesso invece cortesemente se mi dai magari un giocatore da schierare al fantacalcio, c'è chi parla di Di Natale che potrebbe svegliarsi proprio contro la Lazio, in casa Lazio invece quale giocatore mi regali, mi dai Francesco? Allora, vediamo un attimo, io dico Hernanes, bene, invece mi dai un tuo pronostico da giocare alla SNAI insieme a quello degli altri inviati su Udinese-Lazio, puoi dare under, over, risultato esatto, come ti pare, uno over, quello che vuoi. Allora, 0-1, anche Francesco Mongelli va sul risultato esatto. Francesco, un abbraccio e ti sento martedì, allora, grazie. Buon lavoro, grazie, poi più che buon lavoro ha terminato, buona serata a Francesco Mongelli. Andiamo adesso subito dal campione italiano di fantacalcio, da Marco Serena. Abbiamo sempre qui in studio Salvatore Isgro, questo lo dico Salvatore per tutti coloro i quali del tuo gruppo ci stanno ascoltando in questo istante, che so essere tanti, no? Sì, sono tantissimi, mi seguono ovunque vado. Questa è una bellissima cosa, inizieranno poi ad apprezzare anche la radio, ad ascoltarla. Oggi siamo arrivati a 99.000 ascoltatori, ne mancano 1.000 per arrivare a 100.000 e credo che entro domenica sera toccheremo questo traguardo molto molto importante. Allora, noi siamo col fantacalcista più famoso in Italia, Marco Serena da Piacenza. Marco, buonasera, un abbraccio forte. Allora io direi di andare veloci, ci dai qualche nome, di qualche consiglio, la tua rubrica i consigli del campione, appunto di Marco Serena, il campione del fantacalcio, e poi ci dai anche un pronostico su una delle partite rimanenti, Atalanta-Cagliari, Bologna-Napoli, Catania-Fiorentina o Chievo-Parma. Deciderei te, perché tutti i collaboratori e gli inviati partecipano a questa giocata, in caso di vincita poi vi dividerete. Appunto la quota. Allora Marco, andiamo prima con i tuoi consigli. Allora, questa settimana io innanzitutto inizio il giorno di ritorno, per cui per fare la formazione, se ci sono alcuni dubbi sui giocatori su come potranno andare le partite, aiutatevi con le partite che ci sono giocate all'andata, perché sicuramente possono dare qualche indicazione se avete già fatto tutti gli scontri diretti del campionato. Questa settimana direi che le scelte sono piuttosto veramente semplici, se vogliamo, perché in porta non ci sono grossi dubbi. Al massimo l'unica scelta la limiterei a De Santis o Buffon, o comunque con De Santis favorito, perché il Livorno sembra meno pericoloso della Sampdoria. In difesa, di solito squadra che vince non si cambia. La settimana scorsa sono stati consigliati diversi difensori che poi hanno praticamente tutti segnato, da Maicon, Benatia, Nagatomo, Alex Steiner, e non mi sentirei di escludere nessuno questa settimana, anche se tra quelli che ho citato Maicon è l'unico in odore di turnover, per cui sicuramente gli altri tre possono essere favoriti per la formazione, con Alex Steiner fisso obbligato. Direi in alternativa si può provare con Gianluca Rodriguez della Fiorentina, anche se comunque non credo che a Catania avrà troppo facile, non andrei troppo oltre questi nuovi. Sì. A centrocampo c'è il ritorno di Hamsik, anche se non dal primo minuto, gli darei ancora un turno di riposo, per cui bisogna tra virgolette avere ancora pazienza, se cercate di recuperare e giocare con i giocatori che vanno per la maggiore, perché comunque Cerci si fa una fatica enorme, no? Poi Sassuolo Torino potrebbe essere una partita anche con diversi gol, se ci sbloccasse subito, perché comunque il Sassuolo sono due squadre che fanno tendenzialmente giocare a calcio. Per cui Cerci fisso obbligata. La sorpresa tra virgolette di giornata potrebbe essere Jancic, e viene da un periodo abbastanza deludente a livello di bonus, a livello di gol, perché i suoi gol li ha fatti praticamente partendo soltanto dalla panchina. Domani Garcia gli darà un'occasione da titolare, e contro il Livorno
potrebbe essere l'occasione giusta per svoltare, anche perché ricordiamo che gli Ajax di solito è uomo dal girone di ritorno, perché il girone di andata, infatti l'anno scorso i 10 gol che ha messo in campionato, per i 7 li ha fatti nel girone di ritorno. Anche per questo Marco sei il fantacalcista più famoso d'Italia, quello che ha vinto di più, anche perché studia, è importante questo, pochi sapevano questi numeri di Ajax. Poi per chiudere il centrocampo, oltre ai soliti Vidal e Kakà, questa settimana mi sento di mettere sopra gli altri nelle scelte anche Pogba, perché è un giocatore che ha dimostrato di fare gol spesso in casa e in partite come possono essere Juve Sampdoria, che potrebbe essere una partita anche erroneosa, passato in termine, Pogba con i suoi inserimenti tirato fuori potrebbe essere uno dei suoi incontri che magari può risolvere la partita da un momento all'altro, quindi mi sento di metterlo sopra i vari Candreva, Diamanti e compagnia questa settimana. In attacco direi che è difficile uscire dai nomi che corrispondono all'attaccante della Roma. Darei preferenza a Totti, però anche Totti sembra infatti Totti, o almeno questo di quello che ha detto Corriere, per cui destro può essere una scelta ufulata, sicuramente più di Gervinho, perché comunque gioca da prima punta e potrebbe trovare, perché no, anche un bonus che manca da tre partite, se non si la memoria non mi inganna. Con la Fiorentina, sì. Accanto a destro ci metterei comunque Balotelli, perché sì. Milan-Verona è una partita che mi stupirebbe parecchio se finisse 0-0, ecco, per dirtela con un termine che si decide nel mondo delle scommesse. E poi accanto a loro i soliti Wayne Terrett, che questa settimana indico come Jolly, e attenzione agli attaccanti dell'Inter, perché comunque giocano entrambi da ex a Genova, vero, a quale si è preferito comunque Milito, anche perché non è sicuro che quest'ultimo giochi dal primo minuto. Ecco, però sono molto curioso di capire come Mazzarri potrebbe far giocare Milito e Palacio insieme, quando poi Milito sarà restato al 100%. D'accordo con te, Marco. Adesso invece devi scegliere una partita tra Atalanta-Cagliari, Bologna-Napoli, Catania-Fiorentina, Chievo-Parma, e mi devi dare il pronostico. Puoi dare over, under, risultato esatto, uno più over, quello che vuoi, insomma. Quale scegli tra queste quattro? Chievo-Parma, perfetto. Seguirei per queste partite qua, e come pronostico X under 2,5, la combinazione. Combo X under 2,5. Combinazione combo si chiama. Combinazione? Combo. Combo si chiama, ok. No, qui abbiamo un altro esperto. Marco, anche tu sei esperto di scommesse o... Perché chi c'era? Luca Tedeschi che faceva la rubrica, ma anche te qualche cosa ci capisci? Luca Tedeschi, che ho capito per salutarlo, mi tocca un po', sì. che non lo sento, lo saluto caramente perché è un caro amico. Lui sicuramente è il numero uno da questo punto di vista, perché col suo blog, eccetera, eccetera, ha dato diversi consigli vincenti. Io più che... Diciamo, il mondo del fantacalcio rimane quello che rimango più affezionato. Poi è normale che i termini delle scommesse mi sono comunque familiari, perché è normale che mi sento spessissimo e qualche volta comunque mi diverto. Sì, ma Luca ce lo avevi fatto conoscere te, a me e a Massimo, se non sbaglio, no? A me e a Massimo Risa lo avevi fatto conoscere te, o sbaglio, Marco? Sbagliarmi, ma credo di sì. Adesso comunque era più o meno lo stesso periodo quando abbiamo iniziato a collaborare sul termine di più o meno nell'ultimo mese di 3 o 4 stagioni fa. Sì, che poi mi sembra che l'anno scorso si prese l'anno sabbatico, decise di non partecipare più ai fantacalci perché iniziò dei tornei di poker. Poi non so più che fine ha fatto, se ha vinto, perso tutto, è un po' sparito Luca. Tu hai ancora notizie di Luca, Marco? Sentito per gli auguri classici. Sì. Di Natale, non ho più avuto modo di sentirlo. So che è uno che si concentra molto quando decide di fare una termina piena. Verissimo, vero. Sicuramente se tornasse a collaborare,
comunque a occuparsi di rubriche come scommesse o del genere, sicuramente tu decidessi di farle perché lo può fare a tempo più avanti. Sì, poi magari sento anche Massimo Risa, perché insomma era un uomo di Massimo Risa, sai che Massimo fa il programma in un'altra radio, no? Lo sai, in un'altra web radio, quindi poi ecco, insomma, vediamo, cioè, lo saluto tramite Massimo. Intanto ti ringrazio, non so, volevi dire qualcosa a Marco, che è il X-Under 2.5? Sì, per gli amici sono scommettitori che hanno questa tipologia nuova del combo, ovviamente il risultato finale dovrebbe essere o 0-0 o 1-1. Ah, ho capito, perfetto. Se 0-0, finisce 2-2-3-3 è persa. Va bene. Io ti ringrazio, Marco, ti do un abbraccio, ci sentiamo la settimana prossima. Poi ti posto... diciamo questa giocata che hai fatto insieme agli inviati di 10 più jolly. Grazie Marco. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Marco Serena, il fantacalcista più vincente in Italia, quello più famoso, insomma lo conoscono tutti, lui è di Piacenza, è più famoso lui che i fratelli Inzaghi praticamente a Piacenza. Insomma, è gente che vince macchinoni con Magic Cup, i fantacalcio più importanti d'Italia, Repubblica.it, moto sportive, quindi insomma, che poi lui che cosa fa? Le vince, se le rivende, quindi chissà se c'ha più soldi degli Inzaghi, non credo neanche io. Allora, invece, veniamo a noi, perché è arrivato il nostro momento. Salvatore, 10 minuti, 20 minuti, quello che vuoi fare facciamo, non c'è problema, perché non dobbiamo cedere il passo a nessun altro, insomma, dopo di noi non c'è nessun altro, poi insomma la web radio è mia, e quindi anche se ci fosse qualcun altro aspetterebbe. Allora, vogliamo partire dalla bomba del mago, Salvatore Sgro, che dalla prossima settimana tu regalerai al vincitore tra i nuovi di 10 più jolly. Allora, la bomba chiaramente questa settimana la diamo soprattutto per tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, è un consiglio: con pochi euro, con 2 euro si può vincere, abbiamo parlato di 6.361,50 euro, quindi se qualcuno vuole prendere appunti io lo farò e me la giocherò, e sentiamo Salvatore. E fai bene. Allora, buonasera nuovamente a tutti gli ascoltatori, quindi la bomba di Serie A, specifichiamo di Serie A, perché qui giochiamo solo la Serie A, invece sul tuo blog giocate un po' di tutto, sì, un po' su tutto, tutti i campionati principali europei internazionali. Quindi diciamo, oggi ho preparato le 10 partite, cominciando in ordine cronologico dalla Roma, e l'ultima partita sarà Milan-Verona. Sì. Allora, visto che Roma-Juventus probabilmente il segno 1 è spacciato, però tutte le agenzie pagano poco, cerchiamo di ottenere una quota molto alta proponendo l'over 2,5. Praticamente la partita deve terminare con più di 2 gol. Over 2,5. È l'over classico, l'over 2,5. No, perché esiste anche l'over 1,5 e l'over 3,5. Sì, però se tu vai a giocare l'over ti danno l'over 2,5, è vero? Se tu vai a giocare l'over ti danno l'over. No, ti chiedono l'over, perché io sapevo invece che l'over è di solito le 3 gol in poi. Sono cambiate le tipologie, over, hanno inserito over 1,5, over 2,5, over 3,5, alcune agenzie over 4,5. Lo so, quello sì. Allora, quindi over 2,5 Roma, over 2,5 Juventus. Perfetto. E questo. Udinese Lazio 2. 2. Atalanta Cagliari 2. 2. Bologna Napoli 2. 2. Catania Fiorentina 2. 2, bella questa. Chievo Parma X. X. Genoa Inter 2. 2. Sassuolo Torino X. Oh ragazzi, stai andando come i nostri inviati. X 2, guarda 2. Guarda, il fantastico. No, io sono il mago. Il mago è fantastico. No, stavo dando un'occhiata. Guarda l'orario della giocata, 17:36. Sì, quindi sì, io sì, ho anticipato. Hai anticipato tutti, eh? È vero, questo è vero. Poi, in Milan Verona propongo over 2,5. Over 2,5. 2,5. Allora noi giochiamo con 2 euro, 2 euro, compreso il bonus, che sì, con 10 partite corrisponde al 34%. Viene una vincita di 6.361,50 euro. Anche quelli ci faremo dare. Perfetto. Questa la do in esclusiva e da domani la pubblico sul sito del Mago. Lo ricordiamo, quindi, qual è?
il mago su Facebook, un gruppo Facebook. Di Facebook, già 2500 persone, e sul mio profilo personale quasi 5000 persone, quindi più che persone sono tutti amici, quindi li saluto calorosamente e seguitemi sempre. E questa è la bomba. La bomba del mago Salvatore Isgro sulla Serie A. La bomba, se vincete, vi dovete presentare col documento e carta d'identità. Perché? Perché le nuove disposizioni di legge, superando, superando le 1000 euro. Superando i 1000 euro. Si fa, l'agenzia farà un bonifico a 3 giorni o... Va bene, ho capito. Chi non assegno. Ha la, un assegno, quindi chi non ha la possibilità... Sotto i 1000 euro, pagamento contanti, non si necessita nessun documento. Però le mie bombe... Procurate il documento e il codice fiscale, okay. E magari anche il passaporto, magari. Anche l'IBAN della banca, chi ce l'ha. Ok, o della posta, esatto. Adesso invece andiamo a premiare Romolo 1311. Partiamo con la giocata da 5 euro. Partiamo quindi con il primo della classifica. Poi queste qui chiaramente me le devi lasciare. Allora, Romolo 1311, la giocata da 5 euro. Dico che... Prego. Allora, le giocate che ti ho fatto, quella da 5 propone l'importo più basso. Non fa niente, non c'è le persone l'hanno affidata a te, quindi esatto. Anche se mettevi... Anche il risultato più probabile, quindi la quota scende. Si fidano di te ciecamente. Io... In caso di vincita, infatti, ti prendi il 33%. Quindi, sanno dove abito, ci stanno problemi. Allora, vai. Allora. Romolo 1311, attenzione perché questa è la tua schedina, poi domani te la ridò. Vai. Quella da 5 euro. Da 5 euro. Roma Livorno over 2,5. Sì. Juventus Sampdoria over 2,5. Sì. Sassuolo Torino gol, cioè entrambe le squadre segnano. Devono segnare. Milan Verona gol. Sì. Genoa Inter gol. Sì. Chievo Parma gol. Sì. Bologna Napoli gol. Atalanta Cagliari gol. Catania Fiorentina gol. Udinese Lazio gol. Quindi se segnano tutte le squadre hanno preso. Hanno fammi vedere. No, devono fare un golletto di più Juventus e Roma. Per le altre devono segnare tutte. Se entrambi segnano andiamo alla cassa. Somiglia molto a una giocata di fine stagione. È vero? Esatto. È vero? Esatto. L'anno scorso non l'ho presa, non presi circa 2000 euro per la Lazio che perse 2-0 l'ultima partita. Con chi l'ha fatta? La Lazio fuori casa perse 2-0 con l'unico 0 della Siena, forse. non mi ricordo dove la fece mi ricordo che fu un 2-0, sì, e la Lazio non fu l'unica e mi sembra che si giocò addirittura in anticipo rispetto alle altre, perché poi andai a guardare le altre, sì, mi succede spesso, giocavano 18-4 mi succede perse 2-0 l'ultima proprio del campionato, e io feci la stessa giocata, gol tutti gol, sì, però non trovi queste quote qua, però no, era parecchio, perché non mi ricordo, giocai di più di questo, giocai un po' di più, non trovi le quote singole, no, 1,80, 1,70, le trovi a 1,30, 1,40, un po' più basso, perché a fine campionato prevedono le difese proprio in vacanza, fine campionato, e la Lazio fu l'unica squadra a non segnare, non mi ricordo se contro chi giocò, comunque una partita terminata 2-0, quindi questa è per eventuale vincita con 5 euro 1485, quindi esatto. Questa me la prendo io, poi Stefano, anche questa da 2 puoi prendere, perché è la stessa? Io ho fatto la bomba e la bomba anche per il vincitore da 2 euro. No, questa settimana la devi tenere te, questa ce la giochiamo insieme io e te, poi ti do la metà e ce la giochiamo io e te insieme, d'accordo? Facciamo così, perché questa è per la prossima settimana il nuovo, oggi mi danno le formazioni tutti nuovi, tra oggi e domani, okay. Però il vincitore lo sappiamo a martedì, capito? Quindi dalla prossima settimana la regaliamo, questa ce la teniamo io e te, chi vuole se la gioca per conto proprio, certo. Ok, quindi da 3 euro Stefano 1005, Stefano Costantini, ciao Stefano, ci sta ascoltando, quindi un saluto anche da parte mia. Allora, Roma Livorno 1, sì, vado così in ordine come la schedina, sì. Udinese Lazio 2, sì. Atalanta Cagliari 2 a 3,30, buono, poi Bologna-Napoli 2, sì. Catania-Fiorentina 2, Chievo-Parma X, sì. Genoa-Inter 2, sì. Sassuolo-Torino X, sì. Juventus-Sampdoria 1 e Milan-Verona 1. Allora, con 3 euro... Con 3 euro, compreso il bonus, 5.000. 5.000 puliti. Perfetto. 5.000 euro puliti. Allora, Stefano, questa è per te, la tengo io, sta in cassaforte, eh? Quindi poi se
quest'estate ti parlo, perché viene al paese con me in vacanza, il grande, grande Stefano. Allora, tra l'altro tifoso del Torino. La giocata da 2 euro invece per Fabrizio 29.07. Prego. Ah, è questa! Ah, capito? Ah, ecco la sorpresina. Allora, la allora l'euro non te lo do io. Allora, era la bomba della Serie A questa settimana, da 2 euro la regaliamo a Fabrizio 29.07. L'abbiamo già data in diretta, 6.361 euro, in bocca al lupo Fabrizio, speriamo bene. Quindi queste sono, ok, ho capito, sono praticamente le tre giocate. Allora, siamo quasi alla fine, perché abbiamo detto tutto. Ricordo, la prossima settimana premieremo comunque sempre i primi 5 della classifica della classifica settimanale, con giocate da 5, 3 euro e 3 euro secondo e terzo, 2 euro e 2 euro quarto e quinto. E la bomba della Serie A da parte del mago per il primo tra tutti i nuovi, quindi faremo queste 6 giocate. Per quanto riguarda i vincitori della classifica settimanale, chi vuol far da sé, fa da sé; chi si vuole affidare a Salvatore Sgro, si affidi a lui, anche perché, ripeto, io intanto lo so, perché i due che non si affidano a Salvatore Sgro domani mi daranno le loro giocate, e sicuramente saranno di 70, 80, 90 euro, 33% andate a prendere 30 euro. Ve li do io 30 euro, cioè vincete, vi do 30 euro io. Cercate con questi soldini che vi vogliamo dare, di fare mandargli spese del bonifico. Scusa, infatti, bravo, infatti, dai, forza. Allora, se cerchiamo. Ci dobbiamo fare male, ci facciamo... sbanchiamo alla grande. È quello che dicono tutti. Allora, o hai tantissimi soldi, tanto come abbiamo detto la scorsa settimana, ti puoi permettere di giocare 1.000-2.000 euro, allora magari ti giochi tre risultati facili, interno. Ti giochi, per esempio, che ne so, ti giochi l'uno di Roma-Livorno, l'uno di Juventus-Sampdoria e magari provi, che ne so, l'uno di Milan-Verona, ti giochi, anche perché non dovrebbe giocare Giorginio, insomma, il Verona chissà quello che fa, ti puoi giocare questi tre risultati, 1.000 euro, alla fine magari ne porti a casa 500, no? Io non so adesso quanto sono andate a 1.09 la vittoria della Roma, sicuramente molto basse, cos'è? Però magari ti porti a casa alla fine 300-400 euro, e non vale la pena. Altrimenti con 2 euro, 3 euro, 5 euro, quello che vincete, o fate giocate belle vostre, oppure fatele fare a Salvatore, che è un intenditore, un esperto, che ha un blog, ricordiamolo, su Facebook, il gruppo Il Mago. E anche domani, per chi è amante del calcio italiano, pubblicherò anche qualcosa sulla Lega Pro, che parecchi mi chiedono di pubblicare delle giocate sulla Lega Pro, e quindi io domani pubblicherò sia la giocata del Mago, della bomba, più la Lega Pro. Per chi vuole, mi segue sul Mago, sperando di vincere tutti quanti insieme. La mia esperienza al vostro servizio. Bravo, grazie. Allora, Salvatore, io direi a questo punto che possiamo anche chiudere, perché abbiamo detto tutto. Ricordate, comunque, in qualsiasi circostanza, i vincitori della classifica settimanale, quello tra i nuovi, vincono il 33% delle giocate, sia che le facciano da soli oppure che siano coadiuvati da Salvatore Isgro. Altre cose da dire, abbiamo messo dei nuovi premi in palio per quanto riguarda il girone di ritorno. Premieremo il primo con praticamente un weekend per due persone presso un agriturismo a Paliano. Andate il sabato pomeriggio, cenate nel ristorante prospiciente l'agriturismo, quindi pernotterete, spero insomma con la vostra ragazza e non, oppure con il migliore amico, non lo so, insomma come volete. La mattina colazione, all'agriturismo, pranzerete sempre nel ristorante, e poi la domenica nel tardo pomeriggio ve ne tornate a casa, tutto per un valore di 200 euro. Mentre invece premieremo la prima tra le donne, perché c'è una classifica generale con tanti bei premi, ma premieremo anche la prima tra le donne, perché è giusto, insomma, premiare anche la prima tra le donne. Borsa di marca con tanti prodotti messi in palio dalla profumeria Puliani in via dei Castani, per un valore di circa, adesso ammonta a 250 euro, ma mi ha detto che mi deve dare anche altre cose, quindi alla fine potremmo arrivare a 300-400 euro, perché so che Pino, Alessandro e Paolo e Mina sono molto bravi e molto 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 generosi. Bene. E di quest'altra cosa abbiamo detto, aspettiamo altre aziende che vogliono collaborare con noi, sicuramente chi vuole, ecco,
Anche perché la cosa principale è vero che anche noi dobbiamo avere un guadagno, anche il proprietario della radio deve avere un guadagno, però io prima del guadagno personale penso sempre ai partecipanti al gioco, agli ascoltatori, perché sono loro che se un esercente non ti vuole dare i soldi, ma gli vuole sempre proporre un cambio merci da mettere in palio per gli ascoltatori, visto che c'è questo gioco che sta avendo un grandissimo risultato. Siamo arrivati a 173 ascoltatori, ma già mi hanno mandato le formazioni due o tre giocatori nuovi, proprio perché hanno saputo di questa bomba sulla Serie A che ogni settimana mette in palio Salvatore Sgro per il vincitore tra i nuovi. Io non so, Salvatore, se tu volevi aggiungere qualche altra cosa, altrimenti chiudiamo qui. In bocca al lupo ai giocatori e speriamo che domenica, con l'ultima partita del Milan, chiudiamo il cerchio della giocata. Buon fantacalcio a tutti, ricordo che avete tempo per mandare le vostre formazioni fino alle ore 16 dalla scorsa settimana, altrimenti il tempo limite erano le ore 14, fino alle ore 16 di domani. Quindi ancora un abbraccio a tutti da Stefano Tini, buona cena a chi non ha cenato, buona digestione a chi già l'ha fatto, buon proseguimento di serata, dove e come volete. Ciao a tutti, ciao Salvatore, grazie. Ciao a tutti, buonasera.